Aveva un tasso alcolico oltre 3 volte superiore al limite consentito, ma si era comunque messo alla guida del suo SUV. Notato dai carabinieri mentre compiva manovre pericolose, andando a zigzag in mezzo alla strada, un comasco di 47 anni è stato fermato dai militari dell'arma. Dopo i controlli è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con l'immediato ritiro della patente. Sequestrata l'auto per la successiva confisca. L'episodio ieri sera attorno alle 20 a Seregno, in provincia di Monza, Brianza. I carabinieri della sezione radiomobile, nel percorrere via allo stadio, hanno notato una Kia Sportage che procedeva a luci spente con un'anomala andatura zigzag in mezzo alla strada. I carabinieri hanno notato poi che l'autovettura, giunta all'altezza di un incrocio, ha sorpassato improvvisamente il veicolo che la precedeva per poi tagliargli la strada e svoltare improvvisamente a destra. È stata raggiunta e bloccata dai militari dell'arma. Il conducente è apparso subito visibilmente ubriaco. I carabinieri hanno notato occhi lucidi, alito vinoso, frasi sconnesse e difficoltà di esprimersi verbalmente, oltre a scarsa reattività nei gesti. Il conducente, un operaio di 47 anni, comasco, è stato sottoposto al test dell'etilometro. Il tasso è risultato superiore a 1,7 grammi per litro, oltre 3 volte il limite consentito. Immediata la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro della vettura.